Oggi vi saluto dall'Arca di Alba Adriatica insieme al nostro chef Max, che ci è veramente mancato questo periodo. Salve, bentornati e buongiorno. Allora, Massimiliano, cosa hai pensato oggi? Oggi facciamo un altro piatto che rappresenta la nostra biocucina mediterranea, seppie e piselli. Che è un grande classico della tradizione gastronomica ma nazionale, non solo abruzzese. No, si presenta da sé, non dobbiamo dire nulla. Sì. Noi diamo la nostra versione. Okay. Sono proprio curiosa perché immagino sia una versione completamente diversa rispetto a quella a cui siamo abituati. Allora, vediamo che cosa esce fuori. Innanzitutto di che cosa abbiamo bisogno? Allora, innanzitutto partiamo con della seppia. Okay. La seppia noi abbiamo fatto logicamente per tempistiche che già ci siamo portati avanti, l'abbiamo pulita, abbiamo utilizzato la testa, utilizzeremo la testa, le alette, tutte le parti, il tentacolo lungo, tutte le parti di scarto. Le andiamo ad utilizzare battendole a coltello. Ok. Le facciamo così. Caspita, com'è croccante. Sì, questa è freschissima, appena pulita. Si sente dal rumore, sì, già che... Sì, infatti. Ancora. Allora, noi battuta così leggermente a coltello. Sì. L'andiamo a mettere... Senza neanche... Così, da sola. Così. Eccola qua. Ecco la nostra seppia. E la facciamo cuocere leggermente? Sì. No, leggermente, la facciamo cuocere. La facciamo cuocere. Allora, la seppia cosa succede? Ah, sempre secondo le mie teorie sono due tempi di cottura. Okay. O cuoce poco o cuoce tanto. Sì, cioè o pochissimo, un po' tutti i molluschi. O pochissimo o tanto. Tantissimo. Allora, in questo caso noi il corpo lo andiamo a far cuocere, senza olio, senza nulla. Ok. Sempre per la mia idea di cucina. Esatto. Quindi la ricerca non del si soffrigge poco e niente. Del più sano possibile. Quindi che cosa succede? Noi in questo caso andiamo a tirare fuori la sua acqua. Sì. Vedi che non abbiamo aggiunto nulla. Infatti sta cucinando tranquillamente. Il vapore, la sua acqua viene fuori. Quest'acqua che tira fuori è ricca di proteina. Ok. Quindi adesso si va a caramellizzare, okay, attaccandosi alla padella. Okay. E quindi diventa il nostro dado. Naturale. Naturale. Ok. È quello che poi dà sapore al piatto. A tutto. Sì. Esatto. E quindi questa è diciamo la prima operazione da fare. Allora, intanto che questo noi facciamo, che la facciamo un attimino che così vi faccio vedere bene. Quando l'acqua è si è asciugata, okay, abbiamo questo fondo che si attacca, andiamo a mettere l'olio. In abbondanza, giusto? Però non aggiungiamo più niente, è comunque un olio che adesso noi andiamo subito a spegnere. Ah, ok. Quindi non alziamo la temperatura. No. E tutto rimane sano, come piace a noi. Ci aiutiamo con del brodo vegetale. Brodo vegetale. Che è un altro... Posso chiederti come lo fai? Sono curiosa. Ah, semplice. Sedano, carota e cipolla, abbondante, fiamma bassa e lo faccio neanche andare per neanche il chiodo di garofano, niente? No, io non ci metto nulla. Semplice e profumatissimo. Bello, chiaro, limpido. Quindi sedano, carota e cipolla, il grande classico, insomma. Ok, quindi questa è la base. Ok. Intanto che la nostra seppia, la nostra testa di seppia cuoce, okay, abbiamo preparato del farro. Okay. Il farro cosa facciamo? Lo sciacquiamo, lo mettiamo in un pentolino. Lo portiamo a bollore, appena prende il bollore va scolato e raffreddato. Quindi non si deve buttare quando l'acqua bolle, ma va messo in acqua fredda e portato a bollore. Portato questa a bollore. Cosa io non la sapevo, grazie per questo consiglio, perché solitamente invece lo metto... Lo facciamo, lo scoliamo e lo freddiamo. Perché guardate quanto è bello, non si è per niente rovinato, è bellissimo. Rimane bello integro. Rimane integro, esatto. Benissimo. Ora, altra cosa che abbiamo fatto, sì, il corpo della seppia. Allora, noi abbiamo fatto una classica tagliatella di seppia, facendo il corpo viene messo in una busta sottovuoto, abbattuto, cotto a 60 gradi, mm-hmm, poi lo tiriamo fuori e lo facciamo a fettine. Ok. A casa si può fare diversamente, si prende il corpo della seppia crudo, sì, lo facciamo a fettine, okay, un pentolino con l'acqua calda, sì, calda, non bollente, 60-70 gradi, si prende il corpo della seppia, sì, lo immergiamo nell'acqua,
lo lasciamo 8, 7, 8, 10 minuti, lo tiriamo fuori, lo scoliamo e otteniamo quasi lo stesso risultato. Ok, quindi molto simile. È molto importante perché praticamente mentre la testa cuoce tanto, il corpo cuoce pochissimo. Okay. Quindi praticamente a casa tu con 7 minuti di acqua calda è quasi l'importante crudo. L'importante è che tagliamo sottilmente la seppia, giusto? Sì, questo poi adesso vedrete perché. Perché sia per una parte cromatica, okay, e sia per una parte di consistenza. Se tu la vuoi... Sì, assaggiare, sentirai che è proprio morbidissima e quindi la sua consistenza è bella croccante, fragrante, morbida. Croccante ma morbida. Croccante e morbida, sì, e questa è la sua... Che buona! Allora, portiamo avanti la cottura. E l'hai condita solo con un po' d'olio? Solo olio, non c'è altro. Questo è praticamente acqua, olio e basta. Invece i piselli, vediamo i piselli nel frattempo, se ci vuoi spiegare. Brodo di piselli. Perché brodo di piselli? Perché il pisello viene cotto, passato al setaccio, raccolta la polpa, brodo vegetale, metto la polpa di pisello nel brodo vegetale e quindi otteniamo questa consistenza che diventa un brodo di... Io lo chiamo il brodo di piselli perché non è una crema, effettivamente diciamo un pensiero un po' diverso. Sì, esatto, perché la crema poi è anche una densità diversa, invece questo è proprio liquido. Benissimo. Come se fosse un brodo di piselli. È il brodo di piselli. Esatto. Il nero di seppia che abbiamo messo da parte. La biocucina mediterranea prevede l'estrazione di tutta la materia prima. Okay. Quindi cerchiamo di utilizzare tutte le parti senza buttare nulla. Esatto, tutti gli ingredienti, tutti gli elementi. Poi questo farro mi intriga parecchio, inserito in questa ricetta, allora, perché insomma quindi, inizia più piselli con il farro. Sì, diventa una zuppa. Allora andiamo ad aggiungere il nostro farro. Sì. Beh, io già così mi accontento. Ancora un pochino di brodo. Sono anche curiosa di vedere come utilizzerai questo, il nero di seppia crudo praticamente. Sì, questo è, allora, le seppie fresche, raccogliamo il sacchetto, questo sacchetto lo frulliamo con acqua e lo mettiamo da parte. Perfetto, quindi è molto naturale. Sì, semplicissimo. Quindi qui praticamente diventa tutto nero. Diventa nero. Giochiamo con la parte cromatica. Quindi avremo il verde, il nero e il bianco, quindi tre colori molto accesi, giusto? Sì. Ah, poi qui abbiamo un bel peperoncino, per chi volesse... Un peperoncino che però non è estremamente piccante, è un tipo di peperoncino che... Ancora fresco, quindi... Sì, fresco, ma non è un peperoncino di quelli piccantissimi, mi piace per il sapore, quindi vado a mettere un po' di peperoncino all'interno. Sì. Però arriva un profumo. Hai sentito quanto è profumato? Sì, ma infatti è infatti molto aromatico. Non è molto piccante, ma quell'aromaticità del peperoncino che sta bene quasi con tutto. Dunque, chef, siamo pronti per l'impiattamento? Siamo pronti. Siamo pronti, allora. Allora. Questa ricetta è veramente molto facile. Facile, semplice. E ricca di gusto. Ripeto che noi, quando mi chiamate, cerco di fare sempre delle cose simpatiche che a casa potete rifare. Bravissimo, questo è fondamentale perché chi ci segue da casa deve poter rifare le nostre ricette o comunque poter prendere spunto. Sono dei piatti che noi abbiamo in carta, però non così. Okay. Sono un po' più... Un po' più elaborati, giusto? Sì, noi dopo se non ci complichiamo la vita non ci piace. Allora, abbiamo messo farro seppia col suo nero. Questa tagliatella di seppia. La tagliatella di seppia, capito perché? Quanto è buona. Vi dicevo, allora sotto hai la sensazione del nero, della cosa, e sopra abbiamo la tagliatella che praticamente è quasi fredda. Sì. Quindi abbiamo un gioco sia di temperature, sì, sia la parte cromatica. Bene? Benissimo. Non possono mai mancare nostre erbe. Sì, anche perché danno colore, ma anche sapore. Sì, danno la sapidità. Questa cos'è? Questo è un prezzemolo riccio, quello è il dragoncello. Okay. Sì. Abbiamo messo del finocchietto e dei fiori di aneto. Di aneto, queste si possono mangiare tutte, devono mangiare. Si devono mangiare, queste fanno non bene, benissimo. Ok. A questo punto, tocco di classe e tocco il nostro brodo di piselli. Piselli che abbiamo preparato.
tu, anche per avere un fattore sorpresa, no? Per l'effetto wow. L'effetto wow, allora lo versate così. Bello caldo, guardate che bello come si mischia con il nero, come fa. Lo versate così davanti ai vostri commensali. No, ecco, pazzesco. Se volete un goccino d'olio. Che bello. Ecco qua. Seppi e piselli. Complimenti. Grazie. Cioè, detto così, seppi e piselli sembra veramente riduttivo, perché è veramente un piatto molto particolare, ma soprattutto facile da rifare, semplice, sano. Perché super sano. Non c'è nulla. Cioè, abbiamo il farro. Completo, un piatto nutraceutico, quindi sì, abbiamo veramente le erbe, abbiamo il vegetale, abbiamo la proteina, abbiamo il carboidrato, esatto, abbiamo i minerali. Perfetto per i mesi estivi e per chi vuole mantenere la linea. Abbiamo la stagionalità. Noi su Chef in Cucina facciamo anche spesso e soprattutto piatti leggeri che non fanno mai male, perché mangiare fa bene, vero? Mangiare fa estremamente bene, è fondamentale. Assolutamente sì. Grazie Chef. Grazie a voi. A domani, sempre su Chef in Cucina, su Rete. Grazie, 8. Arrivederci. La cicoria è ricchissima di fibra e aiuta nella peristalsi intestinale, regolando il lavoro dell'intestino. In più il sapore amaro purifica il fegato. La cicoria è un ottimo contorno che dovremmo sfruttare nel momento che lo offre la natura. Thank you.